una partita da dentro o fuori quella tra Pergolese e Cerreto al Comunale Stefanelli. I padroni di casa, dopo il buon pareggio a Civitanova, vogliono i tre punti per accorciare la zona playoff e guadagnarsi un posto nella post-season. Il Cerreto, invece, reducile dalla dura trasferta vittoriosa all'Arciano in Coppa Italia, vuole allungare per salvarsi dal primo turno playoff. Una bella cornice di pubblico è presente alla partita e si augura di assistere ad un match spettacolare. A partire meglio è la Pergolese, che nei primi due minuti affonda sulla destra. Prima con Righi, che però calcia alto, e poi con Cinotti, che impegna Spitoni, bravo a salvarsi in angolo. Alla distanza esce però il Cerreto. Al 12esimo, discesa sulla sinistra di Scotini, che crossa indietro per Jacoponi. Il suo tiro però viene parato da Latini. Al quarto d'ora, altra azione pericolosa degli uomini di Spuriforotti. Martellugi fugge via sulla destra saltando come Birilli mezza retroguardia rossoblu, entra in area e closta sul secondo palo, ma Pier Gallini da due passi calcia al lato sciupando malamente. Il Cerreto sembra in pieno controllo, ma alla mezz'ora arriva il vantaggio della Pergolese. Cinotti scucchiaia dentro per Bucefalo, che sembra perdere il tempo del tiro, ma all'ultimo tocca la sfera mandando fuori tempo Spitoni, siglando così la rete del vantaggio. 1-0. Il Cerreto non ci sta e si riversa subito in avanti. Al 32esimo è Pier Gallini a partire in contropiede, entra in area e da posizione defilata prova la conclusione. Latini però è bravo a deviare la sfera. Primo tempo che si conclude perciò sull'1-0, ma il vero spettacolo sarà nella ripresa. Pronti via, Martellugi fugge sulla sinistra, Vitali commette fallo per fermarlo. Per l'arbitro è fallo e giallo, il secondo per il 6 rosso-blu, Pergolese in 10. Al sesto però è la Pergolese che si butta in avanti. Guerra, crossa dalla sinistra, trova Bucefalo che di testa sigla il 2-0, che però viene annullato dall'arbitro per un fuorigioco quantomeno dubbio che scatena le proteste del pubblico di casa e di mister Guiducci in panchina. La partita così cambia. Il Cerreto si butta in avanti e crea pericoli. Al nono si propone Severini sulla sinistra, palla per Moretti che lascia passare e sorprende Guerra che buca l'intervento e manda Pier Gallini in porta. Ma il numero 11 a tu per tu con Latini calcia alto. Al 17esimo Cerreto ancora in avanti. Punizione defilata per Severini. Il numero 14 calcia una traiettoria insidiosa, Latini respinge, ma il pallone finisce sui piedi di Martellucci che a porta vuota non può sbagliare. 1-1. Gli ospiti sembrano avere la gara in mano e al 20esimo arriva il vantaggio. Cross dalla sinistra che trova la sponda di Moretti. Palla che danza sulla linea e il più lesto di tutti è Pier Gallini, che deve solo spingerla dentro e sigla così la rete del 2-1. Sembra finita per la volante, ma al 20esimo succede l'imponderabile. Palla dentro per Cinotti, che caccia da fuori area e sorprende Spitoni, siglando così il 2-2, che manda in visibilio i tifosi locali. Nonostante l'inferiorità numerica, insiste sempre la Pergolese, ad un quarto dalla fine. Cinotti serve Bucefalo in profondità. Il numero 11 a tu per tu con il portiere però tira su Spitoni che devia sulla traversa. È questa l'ultima occasione perciò di una partita spettacolare che valsa sicuramente il prezzo del biglietto. La Pergolese conquista così un punto che la mantiene in piena corsa per la zona playoff, mentre il Cerreto esce quasi illeso dalla doppia trasferta tra Coppa Italia e campionato.